favore, puoi distribuire gli opuscoli? Su questo foglio trovate tutte le informazioni necessarie. Mi raccomando, vestitevi pesanti, possibilmente con una giacca a vento. Chiara, non dimenticare di avvisare lo zio, altrimenti poi il mare lo guardiamo con cannocchiale. Marco, hai capito quello che ho detto? Non fare come tutte le altre volte. Domani devi essere presente, perché lunedì vi darò una verifica su quello che vedremo. Sì, prof, non si preoccupi. Chiara! Scusa Marco, sto per perdendo il bus, ci vediamo di pomeriggio, ancora? Vai, yeah. Vai, buona, vai, gioca, continua, gioca, prendila, buona, vai, uomo, vai, 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 qui, 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 vai, gioca, 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 ancora, 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 vai, su, su, vieni là, ancora, vai, oh, che fai, non l'ho toccato. Ma che ne devi sapere tu? Non hai mai giocato a calcio? Perché? Perché abbiamo scelto lui? Deficiente, ma della regoli. Certo che sei grande e grosso, ma nel cervello hai una nocciolina. Andiamo. Sto coglione. Vai, gioca, gioca, vai, gioca. Vai, vai. Certo, che quello è proprio un deficiente. Pensa, si è arrabbiato così tanto per un non nulla. Già, ultimamente tutti se la stanno prendendo per niente. O meglio, tutti quelli che mi stanno vicino. E poi delle cose importanti non gliene frega nulla. Ieri dovevi esserci in barca. Mi ero occupato. La prof non ti ha neanche aspettato. Perché lo sapeva, non ci sarei stato. Non è stato così male. Il vento fra i capelli, la bruna che ti coccola il viso. Che emozione, guarda. Io non so più neanche cos'è un'emozione. Madonna, che pessimismo. Mio zio ha pescato anche un po' di pesci. E la prossima volta li cucinerà per noi. Non credo di... Anzi, lo chiamo e ci andiamo solo io e te. Guarda Chiara, davvero ti ringrazio, ma non posso. Sarà divertente. E stare su una sedia a rotelle non ti impedisce di vivere la vita, La vita? No, dimmi, quale vita? Dove la vedi? Perché io non ne vedo più. Vengo deriso ogni giorno perché al postore le gambe ho due ruote. Sono costretto a fare l'arbitro al torneo scolastico e nemmeno mi prendono in considerazione. Ormai sono diventato un peso per la mia famiglia, per quello che me ne resta. Non riesco più nemmeno ad andare in barca, che mi ricorda l'incidente. E mia sorella è morta. E io ho perso le gambe. No, dimmi, sul serio. Dove la vedi la vita? Dove?
sono esagerato. Devo andare. No, dove vai? Non ci siamo presi un vero appuntamento. Domani alle 11 al porto. Non ti inventare scuse perché domani è domenica. Ti aspetto, eh. Non si preoccupi, prof. Sono preparato.